Amiche, come state? Spero tutto bene. Noi oggi abbiamo fatto un acquisto un po' strano, mi viene un po' da ridere, eh? Ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista Ciao a tutti. e dell'aiuto regista. Ciao. Sono andata da un venditore che vende le cose a poco, diciamo, economico, si può dire, dal cino sotto casa. Sapete che sono dappertutto, volevo ordinarle da Amazon, però casualmente stavo facendo tipo un ordine pazzesco. Tra una cosa e l'altra, tipo un pacco da 4 mi costava 29,90 euro, non capivo, mi sembravano troppi soldi, mi veniva un ordine di 280 euro, assurdo per l'articolo che stavo andando a comprare. Quindi la regista, che è molto più giudiziosa di me, mi ha detto: ma aspetta un attimo, tanto domani devi andare a fare un giro, questo ieri. E quindi questa, guardi domani quando sei in giro, se magari trovi un facsimile che ti può piacere, poi con calma ti prenderai dei pezzi che in realtà ti piacciono veramente. Ok, ho detto io, che però non ho filtro, sono entrata nel negozio, cosa ho Tutte. fatto? Le ho prese tutte! Che cosa? Le fascette per skincare, amiche. Rennina. La Rennina. Vuoi non prendere la renna? Allora, sono tutte incollate, purtroppo attaccate, ma io le volevo anche tirare fuori, no? Le tiro fuori dopo con calma. Ok. Allora, queste qua me le vedrete addosso alternate nei prossimi video make-up della mattina e so che sarò molto carina. No, sarò solo ridicola, però volevo prenderle a tutti i costi. Perché così mi sembra che mi diano allegria la mattina. Io non ne avevo, perché forse ne ho una vecchia e stravecchia che non uso mai e mi sono accorta che la mattina per fare skincare con voi sarei forse un pochino più in ordine, perché di solito mi pettino dopo che mi faccio il trucco. Forse sarei più in ordine con la fascetta, ho pensato. E cosa ho fatto? Le ho comprate tutte. Allora, abbiamo il modello Rennina, che ho pagato 1 euro, no, 2,50 euro, mi sembra, 2,20 euro. Una roba così, però è super pelusciosa. C'era anche versione chiara, però chi era con me, vi lascio immaginare la faccia, non ero da sole, amiche. E la persona che era con me mi ha guardato così e fa: ah, prendi una fascetta? Ah, è carnevale? No, non è per carnevale, è per quando mi trucco. Mi ha guardato così, ma veramente. E quando a un certo punto mi ha visto che le avevo tutte in mano, mi fa: ma vuoi aiuto a scegliere? No, le sto comprando tutte. Mi ha guardato così, incredulo. Ebbene, le ho pagate. Comunque sì, non sono costate tanto, perché guardate, cioè qua ce n'è. Lasciamo perdere che la busta è capitata rotta, ma ho fatto storie, che tanto è una busta. Chi se ne è, amiche? E le ho prese quelle che mi faceva voglia. Queste sono costate tutte, mi pare, tutto insieme 29 euro. Ce ne sono 14. C'è la renna. Allora, poi c'è. Questa è la più carina, secondo me. Poi c'è questo modello che io penso che quando me lo metterò addosso sarà troppo carino. Secondo me è come un coniglio, se si riesce un attimo a sistemare. Perché praticamente c'è la fascetta così e di qua due orecchie. E quindi secondo me, boh, potrebbe essere carino, però non lo so, bisogna provare. Quindi questa è una. Non Madonna, fastidio davanti. lo so, non lo so, non te lo so dire, perché sono appena prese oggi Lo e scoprirai. le proveremo. Questa secondo me, amiche, guardate, cioè, fascia per capelli, dice, Un ossetto. ma che è troppo cute, come facevo a non comprarlo? Ho detto, vabbè, c'era anche in altri colori. Io l'avrei voluto con l'interno marroncino qua, tipo Teddy Bear, non lo so, come si dice, Teddy Bear? Così? Non lo so, amiche, sono Più o meno. italiana. Faccio un po' fatica con le lingue, non so se si era capito. Io lo vorrei che stesse più dritto così, non so se ci metto due ferri. È incollato così come capita con la colla a caldo. Quindi forse se noi lo incolliamo un po' di più da tenerlo dritto è più carino, perché così mi sembra un po'. Sì. Pomosh. Dovrebbe stare un pochino più dritto secondo me, no? Sì. Comunque, questo è il terzo articolo, se no si fa notte, accelero. Questo, come fai a non comprarlo? C'era in mille colori, c'era grigio, bianco, rosa, Cos'è? celestino. Secondo me sono due mini orecchiette da cincillà, tipo. Criceto? Da criceto, perché il coniglio non le ha così piccole, gatto No, neanche. no.
Quindi secondo me, amiche, cosa sono secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti. Sono orecchie di coniglietto. Io in realtà avevo tipo pensato, ma è una stupidata, avevo tipo pensato le orecchiette dei cerbiatti, ma non penso. Ho visto, però non le posso comprare tutte insieme, devo pensare. Quelle di Disney, tipo di non so se sono i Revolution di Bambi, però costano tanto, amiche. Una 28 euro su Amazon. Sì, davvero? 28 di queste. E infatti io le ho comprate tutte con 28 euro. Questa con i cuoricini, secondo me è così carina. Questa. È bellina anche questa. Poi questa non potevo non prenderla. Questa sono troppo io, perché secondo è me è Minnie questa. Minnie, secondo me è Biancaneve. Tu vedi Minnie, ma perché ragione. hai Pua. È Minnie, è Minnie. Quindi Biancaneve la devo ancora trovare, mi sa. E l'ho vista anche quella di Revolution, quasi 20 euro. E ho detto, intanto mi prendo queste e vedo quanto ridicola sono. E voi direte, e se sei tanto ridicola cosa fai? Non le usi? No, se sono tanto ridicola le uso. È quello il bello. Se non sono abbastanza ridicola, ne cerchiamo una dove risulterò più ridicola. Perché la vita è così. È una e bisogna anche prendersi un pochettino in giro, accettare un po' quando ti prendono in giro e andare avanti, è bello anche ridere. Questa secondo me è troppo pelusciosa, con questo colore bellino. Soft, è molto unicornosa secondo me, sì. Mi fa venire in mente gli unicorni, caramelline, unicorni, non potevo non prenderla. Questa è l'unica che ho preso in due colorazioni, come fosse un fondotinta, amiche. Ho preso questa versione che secondo me è più toni freddi e questa che è un po' più toni caldi. No, non lo so, però mi sa di unicorno ma diverso. Sì. Non potevo non prenderla. Non ce n'erano altre di questi colori, se no... Se una è unicorno più allegro, l'altro è unicorno più caramelloso. Vero? Sì. Questo secondo me è più unicorno estivo, questo più unicorno in primavera. Bah. No, neanche. Diverse. Allora, questa è una chicca, amiche, guardate. Cioè, non potevo non comprarla. Tra l'altro, qua a casa è rosa. Invece nel negozio con le luci loro non era questo rosa. Era più un pesca, fluo, bellissimo. Qua mi piace un po' meno come rosa. Però con queste... con questi brillantini pagliettine, secondo me è troppo skincare discoteca. No? Bellina, secondo me sono carine. E sì. Questa? Che carina, sembra ciotolina! Questa è skincare con ciotolina, vero? Sì. No? Belline, mi tocca dire. Flintstone. Eh sì, basta, se no poi ci bloccano il video sull'accanto. E questa? Cioè, anni 60? I puami, che non me lo ricordo mai, anni 60? Anni 50? Sto dicendo una cavolata, anni 40? Secondo me erano anni 60. Se vi ricordate, vi fa piacere, ditecelo nei commenti. E se vi stufate di tutte queste domande, non ditecelo allora nei commenti. Fate finta che non ho detto niente. E questo è il mio colore preferito, ve lo dico ufficialmente. Questa è la tonalità, non so cosa in camera si vedrà. Ma si quella, vede bene? Quella di cosa, della parte pelosina? Oh. Insieme. Per me insieme questa è la perfezione. Infatti quando l'ho vista era in fondo a me. Pensate a questa, una pazza, lo so, sembrava una pazza anche a loro nel negozio. Ma praticamente ce n'erano tipo 18 davanti e questa era l'ultima. E loro mi guardavano così e io ho detto rimetto bene, mi prendo l'ultima e poi io sono ordinata, segno della Vergine, amiche. Quindi io non metto mai in disordine da nessuna parte. Se sono in giro prendo una roba, dopo con eleganza e diciamo con un po' di modo, con un po' di garbo, rimetto a posto tutto come l'ho trovato. Però ho preso questa che era l'ultima perché mi piaceva il colore, l'ultima in fondo, no? Ah, sì. E ho tirato fuori tutto. E la persona che era con me, che mi ha visto tipo così, che ne avevo 10 che stavo comprando di qua e di qua tiravo fuori per prendere l'ultima, mi fa, ma tutto bene? E gli ho detto, tutto bene, se mi aiuti ancora meglio. E quindi mi ha dato una mano, per fortuna. E adesso il pezzo forte... perché ho detto un po' di serietà in questo circo. Ho preso quell'effetto spa. Belline, no? Comunque. No, queste secondo me sono serie. Vado alle terme, non sono mai andata perché non sono molto da vacanza, da terme. Ho sempre paura poi in giro di sentirmi male. Non sono mai andata alle terme. Però ho detto, se mi metto una roba, faccio skincare con Biotherm. Cosa uso? Non posso mettermi queste, amiche, così, no? Sì. Giocose.
Ah, ma ce n'è un'altra. Non l'avevo vista. Si è mimetizzata perché è bianca. Vedete? C'è le perline. Questa è bianca. Però ce n'era un'altra che aveva qua praticamente un giro tutto di strass. Che la persona che era con me, infatti, mi ha detto: bella, bella, prendila questa. L'unica. Ho detto: no, questa non si può prendere perché, sì, secondo me qua sotto mi avrebbe pelato, mi sarebbe venuta la riga larga. Sì, perché secondo me staccava i capelli, quindi ho detto, no, quella è lui. E fa, ma una che ho detto io che era bella, non la prendi? No, perché il tuo consiglio non è idoneo. Ecco. Alla sopravvivenza. Ah, ecco qua, c'è pure lo scontrino. Guardate, aspetta, non faccio vedere di dov'è, che magari si vede. Il negozio poi mi picchiano che faccio vedere. 30 euro. C'è poco, tutti questi articoli, vedete, 2,50 euro, 2,20 euro, 1,90 euro, penso. Si vedono altri dati? No. No? Ok. Sì, 30. Ho pagato 30,18 euro. E 2 per 1,99 euro, 2 per 1,90 euro, 1,90 euro, 2,50 euro. Quella che costa di più è... Ah, la renna 2,20 euro, amiche. Quella che costa di più... Sono quelle con le pagliettine, 2,50 euro. È il più alto prezzo che vedo qua, 2,50 euro. Beh, buono, beh, no? Buono, sì. Se no, 1,90 euro, 1,99 euro. E questo effetto spa, secondo me, ecco, un po' di serietà in questa vita piena di cose, un po' da circo, no? Che io prendo sempre tutte le cose strane e colorate, come giusto che sia. Però poi quando le ho viste, mi sono piaciute. Bellina, anche a me piacciono queste. Vero? Sì. Queste sono belle. Serie, qua si picchiano perché tutti le vogliono, perché prima hanno detto no, no, ma che, però poi quando ci sono è tutto bello, vero? Sì, secondo me sono carine, danno un po' di allegria. Fatemi sapere cosa ne pensate delle fascette da skincare, insomma, make-up. Io le userò appunto nei prossimi video, mentre registro il video make-up la mattina, mi metto sicuramente una di queste fascette, così vediamo anche se sono comode. E ho visto che fanno anche i polsini, ma voi li avete mai provati i polsini? Ma effettivamente servono? Mi sembra una roba un pochino strana. Praticamente questa roba di elastichetto piccolina, ho visto le coreanine che se li mettono qua nei polsi, così quando si lavano la faccia non li sgocciola l'acqua nei braccini. E ho detto... Oh, sì, effettivamente loro hanno un sacco di cose che sono interessanti, non ci avrei neanche mai pensato. E poi qua con la fetta, tipo ne ho viste su Amazon, che hanno la fetta di pane fatto kawaii, attaccato. Kawaii fette di pane con marmellata, qua. Oppure le faccine quelle, sì, proprio kawaii, di diverse, insomma, tipologie, adesso non mi ricordo, però o con gli orsetti, i gattini, i tigrottini, gli orsettini attaccati qua. Hello Kitty. Sì, tutti, sì, gli Hello Kitty, quelli personaggi di Sanrio. Sanrio si dice, sì, non lo so dire, mi si incespica la lingua. E messi qua, polsini. Questa non me la sarei mai pensata neanche io. No, perché ho pensato che per l'acqua, no? Sì, loro poi si lavano la faccia. E se no, perché cos'altro è? Fastidio. E pensavo per fare pandan, no? Matchy matchy con la fascia. Perché li vendono insieme. Fasce e polsini uguale e fanno matchy matchy. Io mica alzo le mani sui polsini, ma siccome è tempo fa alzavo le mani anche sulle fascette, non dico nulla. Non dico nulla. Fatemi sapere se voi avete provato i polsini, come vi siete trovati, sono utili, non sono utili, me li consigliate? Voi cosa dite? Ne ho prese poche? Poche, troppo poche. Visto? Tutte per... Guarda, sembra di avere il mondo dei peluche. No, scherzo, ne hai prese tante. Il mondo dei... Però come fai? Prendo questa e non prendo quella, prendo questa e non prendo quella, poi rivado e non mi ricordo. Per aggiungere, così 30 euro le ho prese tutte e poi ho fatto troppo ridere. Beh, ridere o piangere a seconda dei gusti. La persona, appunto, che era con me e mi fa: ma posso chiederti, ma perché ne hai prese così tante? E io l'ho guardato e gli ho detto: e ne prendevo una, almeno così c'ho il cambio. E la regista cosa mi ha detto? Poi rideva: dillo, dillo, sei il coraggio, cosa mi hai detto? Ma non sono mica mutande che devi avere tutto sto cambio. Ma ne bastavano due o tre. E ho detto: ma io sono una donna, come si dice, no, dinamica, versatile. Quel giorno che mi sveglio un po' ciottolina, mi metto questa. Quel giorno che mi sveglio un po' mini o Biancaneve, mi metto questa.
festa. Poi magari c'è il giorno che sono un po' regina di cuori, coniglietta, che ne so, boh, coniglietta no, però regina di cuori, e mi metto questo. Un giorno che mi voglio sentire in vacanza alla spa e mi faccio le skincare di Biotherm. Quando magari sei un po' stressata, metti quella. Sono un po' stressata, metto quella e mi rigenero. Se sono un po' anni 50, mi metto questa. Quindi dipende un po' come... poi per una skincare elegante, non vuoi due perline. E quindi ho detto, ce n'è, se voglio fare una skincare di Barbie, cioè, non potevo non prenderla. Quindi a Mickey ho preso un po' di tutto. E poi ho detto, questa adesso ti vuoi sentire un po' cincilla? A Natale. Mi voglio sentire un po' cincilla, un po' orsetto. Se mi voglio sentire natalizia, metto questa e parto a fare la skincare. Quindi io, secondo me, è un investimento per il futuro. Adesso mi piacerebbe tantissimo, ma tantissimo, mi spacco per quella di Maleficent che c'è su Maleficent. Biancaneve, poi ho trovato Aurora... quella della principessa il ranocchio, le ho trovate tutte su Amazon, ma costano 28 euro l'una, ma come si fa? 28 euro è tanto, quindi non lo so, io spero che le mettino scontate. Ho guardato sul sito di Revolution, non c'è niente di quelle lì per prenderle, proprio così l'ho presa sui denti, ho riguardato su Amazon ieri sera, ho detto, perché poi io non ho filtro, le ho messe come a parlare, le ho messe tutte nel carrello, mi avevano di... 287 euro di fascette. Ho detto no, seriamente, non si può spendere 287 euro di fascette. Quindi adesso, sapete cosa faccio? Tutti i giorni mi prendo 2 minuti e guardo se ce n'è qualcuna scontata. Io faccio così. E... ah, spoiler, amiche! Se volete ordinare uno di questi giorni, noi l'abbiamo già ordinata e ce l'abbiamo a casa. La box holiday di Lancome. È scontatissima sul sito, se vi interessa, ha 44 euro di sconto, praticamente invece che 144 euro si andrebbe a pagare 100 euro e col codice VIP11, l'oro di Lancome, non è mio il codice, avete in regalo in più una crema 30 ml per le mani, mi pare che sia, e 14 prodotti e omaggio, sì. Che sono piccolini, cioè quelli tipo la matitina piccola, il profumo piccolo, il rossetto piccolo, lo struccante piccolo, ma 14 pezzi mi pare, più la crema, il 30% di sconto, quindi la box holiday vi viene a costare, invece che 144 euro, 100, mi pare 108, 100 tondi, virgola qualcosa. Io ho fatto la prova per vedere se lo prendeva e lo prende, perché quando l'ho ordinata io non lo prendeva lo sconto, però oggi lo prendeva e diceva 100 euro, in più si possono scegliere 3 campioni omaggio, io ho provato a vedere se me li faceva mettere, 3 per gli occhi, però ovviamente non ne ordinerò un'altra, a meno che non decida di fare un regalo di Natale a qualcuno, però qua mi hanno detto basta non ordinarne altre, perché io già ne ho preso una e probabilmente darò anche i prodotti. Comunque a chi mi conosce, qua vicini a me, i prodotti che ci sono dentro questa box holiday, faccio il video con voi e poi regalo i prodottini, no? Tra di noi, mamma, sì, così, in famiglia, no? Qualcosa prende la regista, qualcosa prende la mia mamma, e boh, forse io non lo so se tengo una crema, vediamo. Il rossetto, ecco, se è particolarmente bello e la profumazione mi piace, magari tengo un rossetto. Vediamo. E niente, amiche, che dire, questo è tutto per il video di oggi, non vedo l'ora di usare tutte queste bellissime fascette, speriamo anche di stare bene, perché io d'inverno a volte ho spesso mal di gola, ma spero di no, dai, speriamo bene quest'anno, sono abbastanza cagionevole, il mio punto debole è la gola, ed estate invece svengo, così. Quindi d'estate. Almeno quel problema d'inverno. D'inverno non ce l'ho, però ho sempre mal di gola, infatti giro sempre col fularino, potrei girare con la fascia. Qua nel collo scherzo, amiche, sto scherzando, non esco. Però queste sono, guarda, sono larghe, fanno sono larghe. Un pochetto. Qua. No, scherzo. Le facevo. Collarino. Con cosa? Collarino. Sì, è vero. Le facevo con la macchina, perché io non sono brava coi ferri. Non ho pazienza, allora avevo comprato una macchina manovella, se vi incuriosisce magari un giorno ve la facciamo vedere in un vlog, e praticamente giri la manovella, metti là il filo della lana e ti fai il collo, allora avevo fatto un sacco di colli qua per loro, molto carini, e dentro li passavo a macchina da cucire, attaccavo il pile, facevo i colli così di lana, però non la lavoro io ai ferri, la lavora la macchina, e giri la...
giri praticamente la manovella e lo faceva quasi in 2 minuti, 3, velocissimo, amica, perché io sono veramente una schiappa assurda con i ferri perché non ho pazienza, spezzo in due i ferri dopo 2 minuti, pazienza zero, preferisco truccarmi, dico la verità, o guardare fascette. Bene, io direi che è tutto, adesso sto zitta perché ho veramente parlato troppo, voi volete dire qualcosa? No. Cioè, bellina alla bellina, fine, sì, dai, fine per 1,90 euro, 2 euro così ci sta, non sono costose, no? Assolutamente. Penso che le terremo tutte perché mi piacciono, non penso che ne regaliamo di queste, anzi penso di aggiungerne proprio un articolo che mi prende tantissimo, mi piace tantissimo, mi piace a pallettoni. Non abbiamo i pulsantoni qua in zona, se no schiacciavamo mera belligedù. Esatto, che dire, amiche, questo è tutto per il video di oggi, vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a qua a vedere il video, mi raccomando, se vi va fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, a noi piace un sacco, leggiamo sempre tutti i vostri commenti e ci mancherebbe, amiche, li leggiamo molto volentieri, siamo onorati del fatto che ci scrivete dei commenti, vi ringraziamo tantissimo, è per noi una cosa bellissima, è una cosa che ci dà un affetto incredibile, ci fa sentire proprio il calore, ci fa capire se stiamo andando bene. Vi mandiamo un bacio grandissimo, vi ricordiamo di schiacciare un like se questo video vi è piaciuto, di condividere se vi va questo video perché è utilissimo per noi. E questo è il momento giusto, se non vi siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi se vi fa piacere. Se non vi va, va bene lo stesso, vi vogliamo un sacco di bene lo stesso. Vi mandiamo un bacio grandissimo e ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix, ciao!